Azione Alberto, 6, vai! 7, 8, 9. Ma era Marchici. Beh, come lui, diciamo, hanno fatto la vita insieme. La foto di Mattia con scritto Mattia Giurelli. La nonna sua dovrebbe essere stata la cugina alla cosa di da Giurelli. La bisnonna mia era la sorella del padre, perché Giurelli sta nella tomba. Nella tomba c'è cioè Giurelli Maria. È nella tomba nostra di famiglia, diciamo. Ma pane la buttiamo qui. Eccola, la voglio qua. È molto buona questa carne. Saluta! Quando andavate a fare questi pranzi, vi ricordate un po' di cosa parlavano Mattia e questi suoi vecchi compagni dell'America? Beh, sempre delle lotte del modo come sono vissuti, come li hanno trattati, più o meno i discorsi erano un po' sempre questi, come si può parlare. Io, mo sono andato là. Ah, tu bravo, però già qualcosa. Tu raccontavano delle storielle, come si dice, no? Come hanno fatto quella festa, come hanno vinto quella vittoria, quella volta che hanno fatto quello sciopero, che hanno invaso tutti, poi perché loro ci avevano questi obiettivi di fare, diciamo, delle lotte, di disturbare l'altro comizio, l'altra cosa, erano molto organizzati e molto insieme, erano molto uniti, insomma, come... capito! No! Dice, vado, devo andare là per sistemare una cosa. Dice, se non mi vedete che ritorno... Sento che mi è andata male. Lui è andato in America con la pistola. Me lo ricordo questo. Ah. C'avevo anche qualche pendenza porchiano, ma lasciavo tutto a me. A me non mi mettevo d'accordo che per me manco. Ti chiamava, mi devi fare un piacere. Che c'è Mattia? Vieni a casa mia. Che dobbiamo fare? Dobbiamo bere il bicchiere. Perché da solo non poteva, non beveva, era la sua frase. Mattia era così, insomma, cercava sempre di portarti a casa per stare insieme, per parlare, ma infatti la partenza era per bere, poi dopo chiaramente stando a casa si parlava, c'erano delle domande di politica, di quello che era l'obiettivo suo, era sempre quello, di unire le persone, di portarle a lavorare, di portarle a fare per il sociale, diciamo, perché era portato maggiormente lui al sociale, ad aiutare tutti, di qualsiasi colore, di qualsiasi cosa. Qui dobbiamo vincere, dobbiamo fare questo, andiamo uniti, però c'aveva sempre queste spinte. Fumo in dissolvenza, perché se me lascio un pezzo da dentro, certo. Arrivo allora al primissimo piano.